Questa è la storia di un soldato, un capitano dell'esercito italiano, la cui esistenza è cambiata radicalmente dopo essere stato in missione nei Balcani. Nome: Carlo Calcagni. Grado: capitano dell'aviazione dell'esercito. Missioni effettuate all'estero: Turchia, Albania e Bosnia Erzegovina. Che mansione avevi? Trasporto truppe, ricognizione e recupero. Che tipo di rischio c'è in un'operazione come quella della Bosnia? È un rischio calcolato. Ognuno di noi che veste le stellette accetta di buon grado. I soldati che sono andati nei Balcani, però, dovevano far fronte anche ad un nemico invisibile, di cui nessuno gli aveva parlato. Sapevi che in Bosnia erano stati usati proiettili all'uranio impoverito? Assolutamente no. Qualcuno ti aveva spiegato come proteggerti da eventuali contaminazioni? No. Avevate tute o maschere? No. Senza sapere dell'uranio usato dalla NATO a Sarajevo, il capitano Calcagni lavora. Poi torna in Italia. Non si sente male, quindi continua a lavorare. Del resto, alle visite militari risulta idoneo fino al 2002. Poi per caso fa degli esami da dei medici non militari. E qui le cose cambiano. Ricoverato per un semplice intervento al naso, l'anestesista non ha voluto effettuare l'anestesia prevista. Perché? Uno stato di sofferenza del fegato. E cosa hai fatto? L'ospedale mi ha dimesso con dei giorni di riposo che io prontamente comunico al mio comando. La commissione medico-ospedaliera ti esamina e... Siamo oggi a 2 anni e mezzo di convalescenza. Lo scrupolo di un anestesista gli permette di scoprire i suoi problemi al fegato. E i medici militari, che prima non si erano accorti di nulla, ora lo mettono a riposo. Di cosa si sono accorti? Cos'ha adesso che non va? Anemia, insufficienza renale, problemi alla tiroide, fino a diagnosticare la contaminazione da particelle metalliche del mio fegato. Chi ti ha fatto quest'ultima diagnosi? La dottoressa Gatti dell'Università di Modena, Reggio Emilia. Dottoressa Gatti, noi oggi vorremmo parlare di un esame che voi avete fatto al fegato del capitano Calcagni. Quali tipo di particelle avete trovato? Ferro, cromo, nickel, rame, zinco e piombo. Come si formano queste microparticelle? Si creano da processi ad alta temperatura, quindi parliamo di inceneritori, fonderie, ma anche ci sono delle bombe ad alta tecnologia, come possono essere quelle all'uranio impoverito, le quali al momento dell'esplosione producono delle temperature che vanno dai 3036 ai 3063 gradi. Tutto quello che è coinvolto nell'esplosione viene sublimato, vaporizzato, si fa negli aerosol. Se io le respiro possono passare la barriera polmonare e finire nel circolo sanguigno. Il capitano Calcagni non vive vicino alla fonderia, però ha operato in luoghi dove erano stati usati proiettili di uranio impoverito. Ed essendo senza protezioni, ha potuto respirare le microscorie metalliche altamente tossiche. Con questo genere di conseguenze. Il tuo problema al fegato è risolvibile? Può solo degenerare. In cosa? Possono generare delle cellule tumorali. Sai se altri piloti che erano lì con te oggi sono nella tua situazione? Dei 10 piloti francesi, 6 sono malati, ma lo Stato francese li ha riconosciuti e risarciti. E tu hai fatto domanda perché ti fosse riconosciuta la causa di servizio? Certamente sì. Risultato? Ancora non so niente. Nessuna risposta. Eppure l'avvocato Tartaglia, legale del capitano Calcagni, sostiene che moltissimi militari che sono stati in quelle zone presentano questo tipo di particelle in questa forma, in queste dimensioni e in questa quantità. Quasi tutti i militari che sono stati in quelle zone hanno in corpo quel tipo di particelle, le stesse per qualità e quantità. Ma i militari non riconoscono l'uranio impoverito come causa dei problemi del capitano Calcagni. E le terapie per tenere sotto controllo questa situazione medica sono costose. Quanto spendi mediamente per curarti? 1000 euro al mese. In questi 2 anni e mezzo hai speso circa 30.000 euro? Sì, e ora già da un po' di tempo non pago più il mutuo della casa. Ma la cosa forse più incredibile di questa storia arriva adesso. Il capitano Calcagni ha un'assicurazione da pilota. Se certifica di non poter volare, deve essere risarcito. Invece neanche l'assicurazione lo paga. Perché? L'assicurazione non accetta certificato se non quello dell'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica. Tu la visita all'Istituto Medico Legale l'hai fatta? Sì. Com'erano i tuoi esami? Perfetti. Perfetti. Era guarito di colpo? Purtroppo no. Il giorno prima io mi ero sottoposto a un prelievo e i risultati confermano i soliti valori anomali. Ed eccoli qui i 2 esami. In quello militare, fatto il 7 luglio 2004, i valori del fegato del capitano Calcagni sono dentro le soglie di riferimento.
Il primo valore deve essere tra 10 e 50, lui a 45. Il secondo deve stare tra 10 e 37, lui a 35. In quello non militare, fatto il 6 luglio 2004, cioè il giorno prima, 35 diventa 71 e 45 diventa 180. Un dato quasi quattro volte oltre la soglia del pericolo. Ma com'è possibile che due analisi fatte ad un solo giorno di distanza diano risultati così diversi? Analisi? Sì. E non c'è solo sì. È un sostituto? Sì, non c'è neanche possibile. Sì, 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 certo. Aspettiamo, ma alla fine dell'attesa ci viene detto che nessuno parlerà con noi, che quella è una struttura militare e che dobbiamo andarcene subito. Per capire quale dei due esami dicesse il vero, Calcagni si sottopone ad una nuova analisi anche il giorno dopo. La mattina successiva mi sono sottoposto di nuovo a un prelievo che ha confermato che i valori giusti non erano quelli di Roma. E infatti, nell'esame dell'8 luglio i valori sono ancora più alti. 45 è diventato 207 e 35 84. Ti sei arruolato perché credevi nell'esercito. E ci credo ancora. Hai dei rimpianti? Solo tanta rabbia. Cosa vorresti dire a chi sta per partire in missione all'estero? Di andare se credono, però documentatevi. Sai che dopo questa intervista potresti avere delle ripercussioni? Io sono un militare dentro, lo sono tutt'ora, non sto dicendo null'altro che la verità, anche se fosse, mi assumo tutte le mie responsabilità. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana. Per entrare a far parte dell'esercito italiano, ogni militare deve giurare fedeltà alla patria. Anche Ruggero, Salvatore e Giuseppe hanno giurato. E per molto tempo hanno servito lo Stato in diversi modi. Conduttore di automezzi vari. Volontario dell'esercito. Il fuciliere. E in molti teatri di guerra. Bosnia, Albania e Kosovo. Per bonificare, pattugliare e fare tutto ciò che lo Stato gli ha ordinato di fare. Al ritorno da queste missioni, però, la loro vita è iniziata a cambiare. Una tosse incredibile, perdita d'appetito, sudorazione, vomitare sangue, poi un gonfiore a livello latero cervicale. E da lì gli hanno diagnosticato un cancro. Ruggero era un uomo di 110 kg che ora, per colpa della malattia, fa fatica a muoversi e persino a parlare. Non posso fare niente, poco niente, anche se semplicemente prendo un bicchiere d'acqua, non posso prenderlo. Non ce la fai a tenerlo nelle mani? No. Molto duro. Ancora più della malattia, però, per questi ragazzi è duro accettare che quel giuramento cui loro hanno tenuto fede non sia stato rispettato anche dallo Stato, che ora gli ha voltato le spalle. Già, perché le loro malattie, in molti casi, derivano dal lavoro che sono stati mandati a fare in posti come Bosnia, Kosovo o Somalia, zone dove sono state usate munizioni con uranio impoverito, un materiale di scarto delle centrali nucleari con cui si ottengono proiettili anticarro ad altissima capacità perforante, che però, una volta esplosi, si polverizzano, rimanendo per molti anni nell'ambiente circostante. Queste polveri, una volta inalate, non si fermano nei polmoni, possono passare nella circolazione sanguigna e di lì raggiungere tutti i settori del corpo umano. La dottoressa Gatti è una dei massimi esperti dell'argomento e collabora sia col nostro Ministero della Difesa che col Dipartimento di Stato americano. Quanti militari ha visitato? Siamo a 140. E di questi quanti ce l'hanno fatta? Quelli che sono ammalati subito nei Balcani, quelli nessuno ce l'ha fatta. Queste patologie sono molto devastanti, è veramente un'agonia. Un'agonia che i medici militari però hanno spesso minimizzato. Il dottore lì della caserma mi diceva: lei ha un'allergia. Intanto questo tumore era diventato enorme, 14 centimetri per 7. Ma oltre a sentirsi dire diagnosi sbagliate questi militari, quando poi la malattia viene accertata, si vedono quasi sempre respingere ogni richiesta di aiuto economico. Perché, per la difesa, l'uranio impoverito non c'entra niente con i loro tumori. Così, per ottenere la cosiddetta causa di servizio, un documento che serve ad avere i soldi per curarsi, un militare deve rivolgersi a degli avvocati specializzati e affrontare un lunghissimo iter burocratico. Deve fare ricorso al TAR per la causa di servizio. Deve fare ricorso al Tribunale del Lavoro per le vittime del dovere. Deve fare il ricorso alla Corte dei Conti per la pensione privilegiata. Se poi vuole introdurre l'azione risarcitoria, deve fare ricorso al TAR se è in vita. Se si tratta di eredi del militare che si è trasmesso a loro come eredi, al TAR. Non è
guariscono più. Peraltro bisogna avere piena cognizione di vari tipi di processi. Hai fatto domanda per ottenere la causa di servizio? Sì, sì, siamo più di 10 anni che lottiamo. Ma te l'hanno respinta? Me l'hanno respinta, abbiamo fatto il ricorso. Ci fanno veramente la guerra, ma con una cattiveria che è inaudita. Era stata negata la causa di servizio. Ma tu immaginati psicologicamente come posso stare. A 24 anni un tumore della Madonna, buttato in mezzo a una strada. L'hanno congedato veramente con 480 euro mensili. 400 euro al mese? Sì. Quindi vivevate... Sì, non vivevate. Possiamo ringraziare i suoi genitori, i miei genitori. I militari riformati e congedati senza ricevere aiuto dallo Stato sono centinaia. Del resto, chi rigetta le richieste per le cause di servizio è un comitato composto sempre da militari. Come possono giudicare in maniera imparziale? Invece poi alla fine ci miriamo noi. Il soldato americano non solo è informato, ma ovviamente si assume tutti i rischi. Quello che bisogna far capire è che le nuove guerre portano in sé degli agenti patogeni che devono essere controllati. Il nostro Ministero della Difesa, però, sembra ancora molto lontano da questa consapevolezza. Anzi, continua a innescare battaglie giudiziarie che durano anni. L'appello lo propongono quasi sempre. Proprio mentre siamo lì, infatti, all'avvocato arriva una comunicazione. In questo caso, il Ministero della Difesa... Che deve pagare quanti soldi? Circa 650.000 euro più interessi. Ok. Ha proposto appello, l'appello è stato rigettato. Il militare in questione ha iniziato questa battaglia nel 2000, ma dopo 17 anni il ministero gli nega ancora risarcimento, almeno fino alla comunicata vittoria in appello di oggi. Peccato però che... Il militare non c'è più. Non c'è più, sì. Già, perché è anche questo che succede. Le battaglie legali sono così lunghe che a volte le persone muoiono prima di vederne la fine. Ma perché far perdere tutto questo tempo a persone che di tempo non ne hanno, la cui colpa è solo quella di aver obbedito allo Stato? Perché negare un diritto che viene quasi sempre riconosciuto da un altro tribunale? Sono cose che vorremmo chiedere a questo comitato di verifica per le cause di servizio, ma ben presto ci accorgiamo di cosa significhi avere a che fare con la burocrazia militare. Vi dovete rivolgere alla sede centrale. Sì, buongiorno, Luigi Pelazza, Le Iene. Mi attende solo un secondo? Richiamiamo, grazie. Sì, grazie. Dirigenti non rilasciano interviste. Siamo qui sotto, non è possibile parlare con qualcuno? No. Al secondo rimbalzo, torniamo alla sede dove si trova la commissione. Tanto, gli interviste ufficiali non ce ne rilasciano. Lei dica al direttore che noi non ci muoviamo e stiamo qui, perché bisogna assumersi delle responsabilità. Niente da fare, riceviamo lo stesso trattamento riservato ai soldati, cioè veniamo ignorati. Ma il modo in cui questa commissione militare valuta le richieste dei soldati non risulta problematico solo a noi. Tanto che pochi mesi fa è stata fatta una proposta di legge per far giudicare le richieste dei soldati da un ente terzo, non da altri militari. Anche in questo caso però tutto viene ignorato. La legge è ferma lì e nessuno se ne sta occupando. Il Parlamento non ha deciso niente. Questi militari, questi lavoratori, li ha ammazzati l'uranio o lo Stato? Lo Stato non sta facendo tutto quello che dovrebbe fare. Io vedo molte famiglie che chiedono giustizia e a questa richiesta di giustizia non stiamo dando una adeguata risposta. Abbiamo provato a farlo presente al ministro della difesa Roberta Pinotti, che nel 2002, quando era senatrice, aveva presentato un'inchiesta parlamentare sui pericoli dell'uranio impoverito. Ma l'atteggiamento che invece è adesso sembra molto diverso. Le richieste di accredito sono limitate. Ma noi siamo sempre sfortunati, Ma non possiamo, entriamo e stiamo in piedi, no? No. Fortunatamente però un nostro amico è riuscito a entrare e visto che per noi è impossibile avvicinare il ministro, abbiamo chiesto a lui di farle le nostre domande. Guardate cosa è successo. Dopo la conferenza, la Pinotti si ferma a parlare con tutti i giornalisti. Quando tocca al nostro amico, il ministro si ferma. Vorrei fare una domanda a nome di Luigi Pelazza e Le Iene. Appena sente il nostro nome però, cambia espressione e scappa via. Le Iene. Militari morti di cancro, c'è una proposta in Parlamento. È ferma, lei la può calendarizzare. Ministro Pinotti. Il ministro non sembra avere tempo da dedicare alla questione, ma questa legge è importante, non solo per le centinaia di militari oggi ammalati, ma anche per quelli che fortunatamente stanno ancora bene. Infatti nella proposta non si parla solo del comitato di verifica, ma anche di informare e proteggere i militari attivi nelle zone a rischio con attrezzature adeguate. Perché se è vero che un militare sceglie di fare quello che fa, è vero anche che deve essere messo nelle condizioni di conoscere tutti i rischi e di potergli fare fronte. Ma per ora non è così. Ritornato è lì che ha incominciato il suo calvario. Questa è Salvina, che ha perso suo marito Beppe, un carabiniere. L'ha paralizzato, è arrivato fino alla morte nel 2007. Questa invece è Giovanna,
vedova di un paracadutista. Dopo che è tornata a casa dall'ultima missione, venne fuori che lui aveva già una massa tumorale enorme dal ricovero. Sono passati solo 40 giorni e il 19 di novembre mio marito è morto. 40 giorni me l'ha distrutto, una roccia di ragazzo che dopo le ultime missioni che lui ha fatto, quando è tornato, questo è stato il regalo che si è portato. Con tuo figlio un po' giochi, ce la fai? No, per niente. E tu da donna, da moglie, come stai affrontando? Affronto. L'affronto perché per lui, per Francesco. Speriamo che mi possa rialzare. Forza, ce la farai. Grazie. Ministro Pinotti, non deve dare retta a noi. Dia retta a queste persone. Non rimandi ancora una cosa per cui è già troppo tardi. Luciano si è spento piano piano. Prima a livello fisico, non muovendo più la gamba, il braccio. Non parlava più, ma mi chiamava amore. A me personalmente hanno tolto la cosa più bella. Certi figli sono importanti, ma mio marito era la cosa più bella.